Ciao cari amici, oggi vi insegneremo una potente pratica legata al Salmo 91, per annullare ogni attacco spirituale che avete subito. Possa la grazia del Signore essere con voi, possa Egli benedirvi e proteggervi, e possano tutte le benedizioni e le protezioni promesse nel Salmo 91 essere su di voi, la vostra famiglia e i vostri cari. Vogliamo dirvi in questo momento che ogni attacco spirituale che possa verificarsi nella vostra vita amorosa, situazione finanziaria o nel vostro cammino, sarà annullato. Chiunque ascolti questa preghiera riceverà grandi benedizioni nella sua vita. Vorremmo che preparaste un bicchiere d'acqua per questa preghiera. Quando cominciamo a pregare il Salmo 91, tutte le benedizioni di questa preghiera si concentreranno su quel bicchiere d'acqua, e quando lo berrete, sentirete una grande sensazione di benessere. Prima di pregare, vorremmo che scriveste il vostro nome e la frase: Dio mi libererà dal laccio del cacciatore, nei commenti qui sotto. Se siete qui per la prima volta per ascoltare questa preghiera, possa Dio benedirvi e siate i benvenuti. Se siete qui, è perché Dio vi sta guardando, sa che avete bisogno di questa preghiera. Vi consigliamo di iscrivervi al canale per continuare a ricevere le nostre preghiere e riflessioni spirituali. Non dimenticate di preparare il bicchiere d'acqua, e iniziamo il nostro viaggio nel Salmo 91. Il Salmo 91 è la preghiera più potente nella Bibbia quando una persona sta affrontando attacchi spirituali. Questa preghiera aiuterà infatti quella persona a liberarsi da tutti gli attacchi. Citeremo alcuni esempi per farvi capire. Se qualcuno ha avuto sogni strani ultimamente, come sognare di perdere i capelli, serpenti o denti caduti, sappiate che ci sono sogni che sono frutto della nostra immaginazione, ma ci sono anche sogni che sono messaggi dal cielo per aprire i nostri occhi. Sappiamo che molte persone verranno qui per ascoltare questa preghiera, persone a cui Dio sta cercando di comunicare qualcosa. Ogni attacco del nemico, oggi sarà annullato. Se qualcuno sogna di cadere da qualche parte, se qualcuno sogna una bestia che lo insegue, ogni sogno menzionato ha un significato, ma non li affronteremo in questa preghiera per non prolungarla troppo. In altri video parleremo del significato dei sogni. Questa persona sta affrontando attacchi spirituali e ha bisogno di pregare per rompere queste catene, e quella preghiera è il Salmo 91. Ci sono persone che erano in un momento molto buono nella loro relazione, ma improvvisamente iniziano a litigare. Si mancano quando sono lontani, ma appena si avvicinano, ricominciano le liti e la situazione persiste. In questo caso, la coppia sta attraversando attacchi spirituali. Ci sono persone che si guardano intorno e non capiscono perché non sono felici nella loro vita amorosa, perché non riescono a connettersi alla loro spiritualità. Tuttavia, ci sono anche persone che non riescono ad avere successo nella sfera romantica, perché la loro relazione precedente è finita con parole di maledizione. L'altra persona magari ha detto: non sei rimasto con me, non rimarrai con nessun altro. Sapevate che la Bibbia dice che le parole hanno potere? La Bibbia afferma che ci sono persone che distruggono gli altri con la loro bocca, con le parole. Ma attraverso questa preghiera, ogni male che ha toccato e raggiunto quella vita sarà annullato. Ora lasciate che vi diamo un paio di indicazioni. Dopo aver ascoltato questa preghiera, vi suggeriamo di ascoltarla altre 6 volte per completare un ciclo di 7 preghiere, ma non tutte nello stesso giorno. A partire da oggi, ascoltatela per almeno 7 giorni, preparando sempre il bicchiere d'acqua. Il numero 7 è un numero spirituale molto potente. La Bibbia parla di molti miracoli legati al numero 7. Dice che Dio diede l'istruzione alle persone di marciare intorno alle mura di Gerico 7 volte e le mura caddero. La Bibbia ci dice anche che il profeta indicò a Naaman, un uomo con la lebbra, di immergersi nel fiume Giordano 7 volte e fu guarito dalla lebbra. La parola del Signore dice anche che il profeta Elia salì sulla montagna e pregò 7 volte, e alla 7ª volta Dio rispose.
Inoltre, nel libro della Genesi, la Bibbia menziona che Dio santificò il settimo giorno e lo benedisse. Il numero 7 è un numero sacro per Dio. Ecco perché vi incoraggiamo ad ascoltare questa preghiera per i prossimi 7 giorni in qualsiasi momento. Ed è per questo che è anche importante, se possibile, dedicare 7 ore di digiuno a Dio. Abbiate la certezza che Dio vi benedirà, vi libererà e vi proteggerà. Questa preghiera è per tutti coloro che stanno affrontando attacchi spirituali nella loro vita amorosa, nelle loro relazioni, o per coloro che non riescono ad avere una relazione di successo. Vogliamo dare particolare attenzione a quest'area durante questa preghiera. Pregheremo per tutte le aree, ma sentiamo la necessità di enfatizzare questa situazione. Chiediamo anche che dopo aver terminato questa potente preghiera, nella quale sappiamo che sentirete la presenza di Dio, la inviate a 7 persone. Scegliete 7 persone e inviate loro questa preghiera. Ora preparate il vostro bicchiere d'acqua. Ripetete questa preghiera con noi con grande fede. Tutto ciò che pregheremo, lo ripeterete con noi, sia a parole che nel vostro cuore. Preghiamo. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di' al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere. Schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni. E gli mostrerò la mia salvezza. Ora pregheremo per voi. Consentite a questa preghiera di entrare nella vostra vita. O Padre mio, sotto la benedizione del Salmo 91, ti presentiamo, o Dio, le nostre preghiere e il nostro periodo di 7 ore di digiuno. Perché il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato che ci sono battaglie spirituali, lotte e guerre che possono essere vinte solo attraverso la preghiera e il digiuno. Quindi, in questo momento, mentre digiuniamo, o Padre nostro, sotto la benedizione del Salmo 91, dichiariamo che ogni attacco spirituale che il tuo figlio o la tua figlia ha affrontato cadrà a terra e si ritirerà. Ogni invidia che ha preso di mira la loro vita amorosa, finanze, salute e famiglia cadrà a terra e si ritirerà. Ovunque questa preghiera arrivi, possano giungere protezione, liberazione e vittoria. Trasferiamo il digiuno di 7 ore che abbiamo fatto, alla vita della tua figlia, alla vita, o Padre, del tuo figlio, e dichiariamo la benedizione e la protezione che avverrà nella loro vita, da questo momento in poi. La luce di Dio illumini ogni area della loro vita. Dio li libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste perniciosa. Ora, o Padre, consacra questo bicchiere d'acqua, e che tutte le benedizioni e le protezioni del Salmo 91 siano su questo bicchiere d'acqua. E quando tua figlia, o tuo figlio,
lo berrà, possano essere benedetti nel nome del Signore Gesù. Pregate con me ora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ora l'acqua che avete preparato è consacrata e benedetta. Potete berla e ripetere questa preghiera per i prossimi 7 giorni. Siamo sicuri che vi sentirete molto bene, così come tutti coloro che ascolteranno questa preghiera, siamo sicuri che saranno benedetti, illuminati e protetti, liberi da ogni male. Vi chiediamo in questo momento, prima di andare, di cliccare sul pulsante «Mi piace» qui sotto, in modo che YouTube possa assicurarsi che altre persone ricevano questa preghiera, ne vengano a conoscenza e trovino pace. Vi chiediamo anche di condividerla con 7 persone. Possa Dio benedirvi, ci vediamo nel prossimo video.